Si è svolta a Roma presso la sala accademica del Conservatorio di Santa Cecilia, con la presenza del direttore Roberto Giuliani, la cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio internazionale Books for Peace, un premio che origina da un progetto elaborato da un gruppo di associazioni. Books for Peace 2020 è dedicata all'arte e alla cultura patologica, all'integrazione e alla valorizzazione culturale di tutti coloro che vivono una disabilità o una malattia psicofisica, per condividere, valorizzare e scoprire l'arte e la cultura di chi vede il mondo da un altro punto di vista, premiando le loro attività di vita e cultura. Bisogna lavorare tanto in modo particolare nel territorio, ma bisogna anche lasciare una traccia del proprio operato, scrivendo, risolvendo situazioni, portando soluzioni. Non si può solo parlare, si deve fare, possibilmente si deve fare in rete. All'interno della nostra scuderia, del nostro centro, è fondamentale l'attività sociale, e lo scopo dello sport in sé è un'attività sociale: creare gruppo, stare insieme, andare avanti insieme, combattere, creare team. Questo è proprio l'ABC. I fondatori del premio, Antonio Imeneo e Alessandro Marchetti, sono stati coadiuvati dalla conduzione di Paola Zanoni, che ha premiato molti personaggi dello sport, dello spettacolo, dell'economia e della medicina. Professore, lei in questo ultimo periodo è stato divulgato in tante televisioni, ha parlato in maniera molto significativa per quanto riguarda il Covid, ma ci può dire realmente come sono le situazioni reali? Ma io penso che dovrebbe essere la Cina che ha fatto pacemaker a questa epidemia, dal momento che ufficialmente è stata comunicata il 31 dicembre e a metà marzo la Cina blindava l'ultimo paziente. Abbiamo avuto purtroppo una mortalità in Cina del 2-3%, che poi sono stati, per così dire, filtrati attraverso i dati americani all'1%, quindi peggio di un'influenza, ma non più di questo. Sì, è un premio importante che condivido con il mio studio, con tutti i miei affetti, che si unisce agli altri premi già ricevuti. Sono onoratissima di questo premio, soprattutto per le persone che hanno partecipato e per la carissima amica Paola Zanoni che mi ha coinvolto. Sì, io credo che sia importante ripartire da giovani, credo che sia importante dare il massimo, essere positivi e credere nel futuro. Questa è la chiave del successo.